Da parte mia penso nulla, nel senso che l'impegno che sto mettendo adesso l'ho sempre messo, quindi diciamo che il cambiamento non è dipeso da quello che dal mio impegno che ho sempre messo in campo. No, non ho mai smesso, cioè nel senso mi sono sempre allenato come se dovessi giocare tutte quante le domeniche perché quello che faccio che mi diverte, quindi non è che perché non gioco devo smettere di allenarmi o di entrare in campo moscio, non col sorriso. È quello che mi piace fare, quindi l'ho sempre fatto al massimo, in campo ho sempre dato il massimo, quindi. Non è stato sicuramente facile però per te, diversi mesi messo in disparte, trovare anche il ritmo partita, perché ti puoi allenare anche tutti i giorni col massimo impegno, però poi dopo Sì, assolutamente sì, la partita è sicuramente. rotta il ghiaccio, poi tra l'altro in un momento un pochino delicato della squadra non era semplice, Sì, no? assolutamente sì, cioè comunque i 6 mesi che sono stato fuori li ho sentiti, però mi sono accorto che comunque, visto che appunto perché ho sempre dato il massimo, mi sono sempre allenato come dovevo, non ho avuto le mie difficoltà comunque, perché 6 mesi, ripeto, non sono pochi. Però fisicamente mi sono sentito subito pronto dall'inizio. Sicuramente col passare del tempo questa cosa, ma qualsiasi cosa, le tempistiche di gioco, gli spazi, un po' tutto va migliorando. Perché sono cose che acquisisci col tempo, diciamo, e le perdi anche. Diciamo che ogni partita vale 3 punti, come vale quella del Venezia, vale con la prima, con l'ultima, non cambia nulla, sempre 3 punti sono. Per noi tutte le domeniche è una finale. Sortire con Venezia era complicato, non siamo stati molto duri con il giudizio, ma a parte il campo è stato un problema nelle difese, quindi con te come con gli altri. E tornare subito dopo nel campo ti ha Sì, aiutato assolutamente a sì. crescere oppure è stato più difficile? No, no, assolutamente sì. Sicuramente ho incontrato, lo dice la classifica, Venezia è una squadra formidabile, quindi avversari di categoria superiore. Scendere subito in campo con una squadra così mi ha dato forza, fiducia e poi la continuità naturalmente ti dà sempre di più. Che La Reggiana che ci dici? vi devo dire? L'abbiamo vista l'andata, una squadra forte, con delle ottime individualità. Ma ripeto, sono 3 punti da conquistare come sono stati col Bassano o qualsiasi altra squadra, quindi. Comunque la dobbiamo affrontare come una finale. Chiunque ci troviamo davanti sarà una finale da qui in poi. Adesso, appunto perché è da poco che sto giocando, sto pensando al campo per poter dare il meglio di me, cerco di pensare a quello che posso fare per migliorarmi ogni giorno. Poi si vedrà.